professor Giorgio Bonera, sono delegato sindacale RSU del Comune di Milano e vorrei raccontare l'esperienza del liceo serale Gandhi di Milano, una scuola serale per studenti lavoratori che da anni accoglie le persone che vogliono una seconda chance per completare gli studi che magari non sono riusciti a completare in passato. Dalle nostre scuole sono usciti persone che hanno poi avuto la possibilità di realizzare i loro sogni, possiamo citare anche Roberto Bolle, ma anche molti altri. Purtroppo il Comune di Milano, per una scelta che non è comprensibile e che non è giustificata da motivazioni di carattere economico, perché l'assessore ha sempre smentito che lo scopo fosse quello di risparmiare, dicevo, il Comune di Milano è arrivato alla improvvisa chiusura di quasi tutti gli indirizzi dei nostri licei serali. I nostri licei serali erano composti da quattro indirizzi: classico, scientifico, socio-psicopedagogico e linguistico. Una scuola che ha avuto anche ottimi risultati all'ultimo esame di Stato del luglio scorso, quando tutti gli alunni dei tre indirizzi che erano arrivati alla classe finale sono stati ammessi e successivamente anche promossi, in netta controtendenza con la situazione generalizzata in Italia nella quale i promossi sono diminuiti. Malgrado questa situazione, pochi giorni dopo, il 24 luglio, l'assessore ha spiegato alla giunta del Comune di Milano che voleva chiudere queste scuole. Successivamente è stato l'atto formale del dirigente che è arrivato alla chiusura di quasi tutte le classi, ne sono rimaste due, e in questo caso la scusa, l'appiglio burocratico, che era quello di rispettare la normativa statale che vincolava certi minimi per aprire le classi, è un appiglio che è stato smentito dallo stesso assessore, dallo stesso dirigente, perché poi sono state aperte molte altre classi che questo minimo non lo raggiungevano. Quindi il Comune di fatto ha deciso di riferirsi a una normativa che poi, quando ha voluto, ha totalmente dimenticato. Le proteste degli studenti si sono prolungate nel tempo, sono incominciate il 7 settembre con un presidio davanti alla scuola e sono tuttora in corso, e siamo ormai al 6 novembre, praticamente quasi 60 giorni in cui questi ragazzi sono rimasti sotto le tende sul marciapiede di fianco alla scuola, compresa la notte, alternando il lavoro di giorno e il presidio notturno, oltre ad altre iniziative. We of this Congress, the administration, purtroppo questo non ha portato a far cambiare idea all'assessore e alla giunta. E questo forse era anche prevedibile, ma la questione più originale è che c'è stata una sentenza del TAR. Questa sentenza ha accolto la sospensiva contro l'atto di chiusura fatto dal dirigente e purtroppo sono già passate 2 settimane e il Comune di Milano non ha deciso di adempiere a questa ordinanza di sospensiva. La cosa più semplice era aprire le classi. Noi ci siamo sentiti dire che in realtà in campo c'erano quattro proposte. Una era quella di prendere tempo e quindi arrivare a fine novembre. Una era quella di aprire le classi solo per i 19 ricorrenti, divisi su 8 classi, una decisione assurda che avrebbe portato ad aprire delle classi con uno o due alunni e quindi a successivo intervento dell'ufficio scolastico provinciale per la logica chiusura di queste classi, oppure l'invenzione da parte del Comune di corsi di preparazione, che però siamo, ripeto, a novembre, non sono mai stati avviati né proposti né annunciati. E infine l'unica proposta da noi giudicata intelligente e sensata era quella di aprire le classi, dando la possibilità non solo ai ricorrenti ma anche agli altri iscritti che non avevano fatto ricorso in questa, e compresi quindi questa ordinanza, di poter accedere alle classi. Questa soluzione non è intervenuta e sembra che il Comune stia prendendo ancora tempo. Di quanti studenti stiamo parlando che sono rimasti letteralmente in strada? Un'ottantina, comprendendo anche gli studenti delle classi prime. A questi si devono aggiungere alcuni studenti dell'Istituto Tecnico per Ragionieri e Geometri, che anche loro sono rimasti senza classe.
Ma le motivazioni, come ha detto l'assessore, non sono economiche perché noi siamo insegnanti di ruolo, chiuse queste classi, molti di noi non hanno nulla da fare. Seconda motivazione, quella burocratica, abbiamo visto che non sta in piedi. Quella motivazione che forse è reale e più occulta è il fatto che ci sono delle scuole private che proprio il mese scorso hanno incrementato la loro attività aprendo licei serali privati con dei costi nettamente più alti rispetto ai 258 euro chiesti dai nostri corsi comunali. E questo forse è l'unica spiegazione vera, ma noi vogliamo che sia il Comune a dire esplicitamente quali sono le sue ragioni, però per ora non ci ha fornito nessuna informazione attendibile, anche perché appunto le scelte fatte da un punto di vista giuridico, burocratico, non possiamo aprire queste classi, sono state smentite chiaramente aprendo altre classi che avevano un numero di iscritti minimo, addirittura inferiore a quello delle nostre classi dei licei serali. Questo a noi risulta inaccettabile. Allora, il Comune di Milano è vero che istituzionalmente non deve fare scuola, ma la fa. Ha due grosse scuole, il liceo linguistico Manzoni con 10 sezioni, all'istituto Pacle con 15 classi. Se il Comune voleva sospendere questo suo intervento, poteva legittimamente farlo, interrompendo le iscrizioni alla classe prime. Ma noi stiamo protestando soprattutto perché chi aveva iniziato a studiare non può terminare. E non è che non può terminare perché è capriccioso e potrebbe andare in altre scuole. Il liceo classico serale che c'è a Milano esiste solamente a Milano, in nessun'altra parte d'Italia. Il liceo socio-psicopedagogico ne esistono solo uno a Brescia e uno a Napoli. Quindi, gli studenti che hanno iniziato, secondo noi, hanno il diritto di terminare la scuola. E è vergognoso che il Comune a metà novembre non sia ancora arrivato a soddisfare questo diritto, malgrado gli alunni fossero regolarmente iscritti fin da febbraio. Quindi noi facciamo un appello perché venga inviato una mail all'assessorato del Comune di Milano per protestare, se siete d'accordo con noi, contro questa situazione che è assolutamente inaccettabile. E eventualmente, se abitate a Milano, vi invitiamo a passare in piazza 25 Aprile, di fronte al numero 8, dove ci sono ancora le tende, il presidio degli studenti, anche solo per portargli una torta, una bevanda calda, perché questo significherebbe sostenere, almeno moralmente, la loro protesta.